Allora, Aldo, non sono un amante nello spoilerare le strategie di gioco, soprattutto in titoli che hanno questa profondità tattica e strategica, però vorrei che ci facessi vedere come gestire una cavalleria contro una fanteria o ed eventualmente come gestire delle artiglierie in mischia per andare a rispondere a molte delle domande che ci sono state fatte. Beh, guarda, qualche cosa possiamo comunque cercare di dire per aiutare i nostri amici nel gioco. Lo schieramento inglese ha indubbiamente una serie di punti di forza e presuppone l'intervento dei prussiani. Lo schieramento francese è molto frontale, molto chiuso e dobbiamo pensare che il francese deve cercare di spostarsi. Allora, per farti un esempio di cavalleria e per seguire questo concetto di spostamento, il francese dovrebbe per esempio cercare di portare queste cavallerie in modo da cercare di impegnare queste unità di fanteria che peraltro sono dei coscritti, quindi sono delle truppe un po' più fragili. Tenete conto che qui ci sono degli ottimi, c'è un bellissimo corpo d'armata di cavalleria che potrebbe a sua volta anche lui spostarsi e cercare di aggirare il Chi è fianco. il generale che governa Il queste truppe? Kellerman, il Kellerman. famoso Kellerman, che in realtà, nella realtà storica, le sue cavallerie si mossero da questa posizione, in questa posizione qui, aggirando Hougoumont e infilandosi in questa strettoia e caricando il fronte inglese. Chiaro. Io non lo consiglio, Anche perché ricordiamo che i francesi hanno hanno perso, perso, quindi facendo quello hanno qualcosa. perso. Per cui proporrei di spostarsi. Come mo' di esempio possiamo pensare che questo reparto, che appartiene invece a Reille, il secondo corpo, si sia spostato e sia andato a cercarsi lo scontro I con i coscritti. coscritti di Hill, del generale Hill, che è qui e che prudenzialmente dovrebbe cercare di spostarsi in collina per vedere meglio e più facilmente i suoi Perché comandi. ricordiamo che anche la posizione di Sì, generale è esatto. fondamentale per impartire Nella gestione degli ordini. ordini.